Checco rimbalza. E che cosa avete da guardare voi altri? Avete paura di morire? In uno scenario mozzafiato dove il cielo si fonde con la natura, l'associazione Schenai di Buon Abitacolo, con il patrocinio del comune di San Giovanni a Piro e dell'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sotto la regia di Giancarlo Guercio, ha fatto rivivere il mito di Dioniso, dio dell'estasi, del vino, dell'ebbrezza e della liberazione dei sensi, emozionando il pubblico presente con l'interpretazione del testo Le Baccanti di Euripide. Ascoltatemi. Costumi, colori e soprattutto l'interpretazione degli attori, tutti rigorosamente del territorio cilentano, hanno creato un'atmosfera senza eguali. Una a due giorni dedicata alla tragedia greca, con uno spettacolo che ha conquistato il pubblico. La metamorfosi continua da belve truccate con richiami tribali a fanciulle con gioielli da regina. Ha stregato l'attenzione di tutti. Dionisos non è soltanto uno spettacolo teatrale, dice il direttore artistico e regista Giancarlo Guercio, ma è un progetto culturale e artistico. Circa una quarantina di persone, tra attori, tecnici, professionisti della scena, collaboratori e assistenti, si sono ritrovati assieme per realizzare un ragguardevole progetto culturale e ognuno di essi ha contribuito impreziosendolo. Facendo nascere qui Dionisos, per quanto mi riguarda, quello che era un debito che io avevo nei confronti di questo luogo, so che attraverso questo lavoro, attraverso questa rappresentazione, io questo debito l'ho saldato. Ed è qualcosa che mi conforta anche dal punto di vista umano, e in qualche modo tentare di restituire bellezza alla bellezza, perché questo è il pianoro di Ciolandrea, una bellezza strepitosa e incredibile che si verifica con questo affaccio straordinario sull'infinito, e allora lo sforzo di restituire un tratto di bellezza a questo magico luogo. Una destinazione turistica come quella che è diventata il pianoro di Ciolandrea, ormai belvedere delle quattro regioni, questa terrazza sul golfo dalla quale è possibile spaziare oltre la costa della Calabria e andare fino allo Stromboli, e non poteva non ospitare Dioniso e le Baccanti di Euripide, questa rappresentazione bellissima a cura dell'associazione Schenai e del regista di Giancarlo Guercio, ha deliziato letteralmente, stupito, emozionato e coinvolto. La rappresentazione entra nel cartellone Storia in Piazza, curato da Franco Maldonato, che continuerà nei prossimi giorni. Ospiteremo Wanda Marasco, Ulderico Pesce, racconteremo Aldo Moro, racconteremo altri autori. Chiaramente lo facciamo nelle location più disparate. Il piano di Ciolandrea è quella un po' più impegnativa, perché già soltanto arrivarci qui è molto impegnativo, suggestivo, però una volta che ci sei arrivato poi non c'è molto altro da dire, perché il posto è davvero da raccontare. Le Baccanti di Euripide è considerata una delle più grandi opere teatrali di tutti i tempi. In apparenza il suo messaggio è un monito a tutti gli uomini ad adorare sempre gli dèi e a non mettersi contro di essi. Ti sembra ancora una testa di leone? No, figlio mio, no! È Penteo! Io lo piangevo, e tu, che lo hai partorito, non lo hai riconosciuto! Chi l'ha ammazzato? E perché la sua testa è nelle mie mani? Perché? Non ci crederesti, non l'accetteresti mai, figlia mia. Parla, per Dio, parla! Lo hai ucciso tu! Con le tue sorelle! No. No, non può essere.
Bye.